Non si può tornare indietro e cambiare il passato, ma si può ricominciare da oggi per scrivere un futuro diverso. La luce in fondo al tunnel c'è, ma quell'uscita va raggiunta il prima possibile. Roma City e Fermana oggi di fronte per provare a ripartire e a cambiare finalmente e forse definitivamente passo. Amici di Fanner, buon pomeriggio da Lorenzo Argese. L'elegante cornice dell'Arena Athletic Center fa da sfondo a questa partita valida per la nona giornata del campionato di Serie D, girone F. Con le mani Cocino lungo a cercare il numero 30 Longimano, pallone interessantissimo per Mavromatis che si presenta in area di rigore. Mavromatis calcia però malissimo con il destro, questa era la prima vera occasione per la Fermana. Le gambe di Bonello, ma poi è preda di Scognamiglio che con il sinistro va a rilanciare sempre a cercare Camilli. Gran giocata di Camilli che circonnaviga Tafa Shakir, va anche lui a puntare in area di rigore, si allunga la sfera, Camilli sinistro, para a terra di Stasio, colpo di testa di Daniele Trasciani che allontana Mavromatis, mette giù bene, calcia forte Mavromatis, pallone che rimbalza davanti a Matei che con sicurezza la blocca. Secondo fosse un po' troppo profondo, ma Cavacchioli riesce ad arrivarci, a lottare anche con Ferretti, se ne libera alla grande con il fisico, pallone al centro del tocco, Camilli! Anzi, si trattava forse di Bonello. La classifica piano piano inizierà a delinearsi. Adesso il lancio per Camilli che con il petto si allunga il pallone preso in consegna da Mavromatis. Camilli riesce a scappare via, a crossare con il sinistro, se la ritrova poi sul destro ancora, poi non riesce a calciare Manuel Fontana che anzi per la verità ha preso probabilmente la gamba destra di Luca Cocino. Di Manuel Fontana, il cross interessante, poi allunga il piede, probabilmente alla richiedono una deviazione di Camilli che con il tacco elegantemente se la porta in avanti, buono il tocco per Marchi che attacca il fondo, sguardo in mezzo, non arriva però Fontana che nasconde Emilio. Attenzione anche a Roberto Alari, parte adesso il cross sul secondo palo, proprio Scognamiglio ripropone di testa in mezzo, il pallone scorre sul secondo palo, poi altro colpo di testa, alza il pallone in direzione di Mangino, poi ne esce molto bene stavolta Barberini con il contrasto pulito, lancio per Camilli che è velocissimo, Camilli un po' in ritardo, l'uscita di Di Stasio, Massimo Camilli, ancora lui a segnare, a sbloccare un match veramente complicato, 1-0 per il Roma City. Di Massimo Camilli che fino adesso sta decidendo il match. Barberini ancora una volta in direzione di Scognamiglio che va di testa a riproporre, stava arrivando Battissoni, nuovamente Scognamiglio, colpo di testa e poi arriva Camilli che però non riesce a dare precisione, prova a scappare via alle spalle della difesa ma arriva adesso il triplice fischio dell'arbitro, il recupero è scaduto, torna finalmente alla vittoria Roma City, vince 1-0, batte la Fermana e ottiene un'altra vittoria casalinga.